Sono qui, Henrik Hoffman, il primo attore di Amburgo. Il primo attore di Germania, appena se ne accorgono. E tu, scema, con gli occhi di pollo, con le noci, in bocca fai smorfie per la barcaccia. Io non mi affermerò mai. Hanno ragione loro, sì, hanno ragione loro. Io non sono un attore di prim'ordine, sono un provinciale. Partiamo proprio da quello che vediamo rappresentato, anche come ambiente storico. Cos'è che nella Repubblica di Weimar, nella Germania pre-nazista e nazista, è così centrale da riuscire ad essere non solo universale, ma sembra, nelle scelte che avete fatto, che non stiamo parlando di allora, ma stiamo parlando moltissimo di oggi. Questa storia è stata scritta da uno dei figli di Thomas Mann, Klaus, nel 1936, quindi quando tutto stava avvenendo, ma molto doveva ancora avvenire. Quando sarà arrivato il giorno e il nostro Führer assumerà tutto il potere! Io non voglio che voi altri scellerati riusciate mai a giungere al potere! Allora non vorrei più vivere in questo paese! Lavorando intorno a questo spettacolo è di fatto un instant book, il romanzo Mephisto. Nasce proprio in medias res e credo che questa sua profonda, questo suo profondo aggancio con i fatti contemporanei, questa sua fotografia istantanea della società del tempo, di alcuni rappresentanti in vista della società del tempo e questo suo rapporto, insomma, veramente calato nel suo tempo, si mantenga, anche se il tempo è cambiato, e possa costituire uno strumento utile una volta che ci si ritorna sopra attraverso il teatro. Questo è quello che ho fatto, insomma, dal romanzo che è, ne ho fatto uno spettacolo teatrale, possa essere utile per riagganciare l'attualità. Quel che è l'impressione di parlare di oggi all'oggi attraverso una storia di ieri, di calarsi così tanto all'interno del suo mondo, senza infingimenti e senza pudori, anche perché lo stesso Klaus Mann si è effigiato in uno, forse più di uno, dei personaggi del romanzo, e senza paura di mettere in piazza, come dice il suo prelato. Spettacolo è uno spettacolo sulle trappole del potere, sulla paura, sulla dualità tra l'esigenza di perfezione che un artista, un uomo di teatro, ma non solo, anche uno scrittore forse, vuole raggiungere, e anche dall'altra parte invece la necessità di compromettersi o di impegnarsi per il mondo. A volte alcuni artisti, oppure alcune persone, ma anche in altri ambiti, raggiungono vette di perfezione, ma sono cieche rispetto a quello che capita. Il tema è proprio questo, cioè la paura dell'artista di essere fuori dal mondo a volte diventa una necessità, e viceversa, la necessità di calarsi nel mondo per parlare all'oggi ed avere un legame diretto con ciò che lo circonda deve passare gioco forza attraverso un estraniamento dalla realtà. Quando questo però varca dei confini che rendono criminale il modo d'agire e completamente dissennato rispetto alle condizioni storiche che si stanno vivendo, e quando invece questo può essere effettivamente una modalità di tutela dell'arte stessa e della sua espressione. Perché di una femmina si dice prima donna e di un maschio si dice prima attore? Perché non posso essere anche io un primo uomo? Forse perché c'è una differenza tra l'essere un uomo e l'essere un attore. Chi c'è nell'ombra? Che cosa ha detto? Vorrebbe forse dire che io non sono un uomo? Seguo il ragionamento. Ah, lei, signor Niklas.
Harris, ancora in teatro? Forse voleva dire invece che donne e attrici sono la stessa cosa. Ah, questo è più comico. E come comico? Degno di una commedia. Ed un commediante. Sibillino, Miklas, cos'è la punta una vespa? Luci stroboscopiche, piani di scena diversi, sipari su sipari, funambolismo. L'impressione è non solo che tutto questo fosse molto necessario poi all'altro piano, ma che anche il pubblico ne avesse fame. Anche l'intrattenimento è una caramella avvelenata. Mi viene da dire che questo spettacolo aveva una vocazione, e ha una vocazione, quella di raccontare il teatro nelle sue possibilità e, come dicevi tu prima, nelle sue trappole. Non poteva darsi quindi una rappresentazione, come dire, spoglia, che non tenesse conto di i cosiddetti effetti speciali che Goethe stesso, nel prologo del Faust, che è, come dire, il palinsesto drammaturgico di riferimento di tutto questo, tutta questa drammaturgia e anche del Mefisto di Klaus Mann, che Goethe stesso annovera per bocca di uno dei protagonisti del suo prologo in teatro: oggigiorno non bisogna di macchine, di scene fare risparmio, usare il sol, la luna, costellazioni intere, deve scorrere qui su questo palco di tavole il creato e con ardente velocità la terra attraversando caliamoci dal ciel fino all'inferno. È l'occasione per ricreare un mondo. La metafora è antica ma non è usurata. Teatro come mondo e il mondo come teatro. C'è necessità, laddove si possa, di recuperare, io credo, la dimensione dello spettacolo in maniera critica. Dicevo, l'intrattenimento è una caramella avvelenata, perché spesso si vedono spettacoli, diciamo così, impegnati, che per ragioni produttive sono costretti a fare le nozze coi fichi secchi, per dirla volgarmente. L'arte è bella perché è vera. L'arte è arte fatta. Ma non sarà pericoloso. Esistono dei metodi. Pensi al canto. Brave il mio cor, rapita la paura.